Ciao a tutti, hello. Today's video is gonna be in Italian, so you can practice Italian by listening. And also, I'm gonna share with you a very, very tasty traditional Italian recipe. It's gonna be an Italian traditional pie with apricot. It's called crostata di albicocche. And also, you are gonna learn a lot of new words, I hope. So, let's begin. And also, this video has subtitles, Italian subtitles, so you can go to settings in the corner of this video, click on subtitles, and click on Italian. I recommend you to first listen the video, the whole video without subtitles, and trying to get all the words just by listening without the subtitles, and then click on subtitles and listen again and read the phrases that you didn't get. Di iniziare a fare la crostata, voglio fare uno spuntino. Allora prendo il formaggio nel frigo. Questi sono i miei fiori preferiti, i peoni. Sono veramente bellissimi. Allora, adesso faccio uno spuntino, faccio un tramezzino con formaggio e poi iniziamo a fare la ricetta. Prendo il coltello, il formaggio e lo taglio a pezzi. Ho preso questo che non è pane, no, però è molto buono, è come si chiama in Ucraina, si chiama lavash. Metto piccoli pezzi del formaggio dentro e poi lo rotolo così. Mi piace molto fare questo spuntino perché è veloce. Prendo semplicemente il formaggio e questo pane, lo rotolo e faccio uno spuntino così. È molto veloce. Poi faccio anche il tè. A me piace il tè nero. Il tè verde non mi piace molto. Però certe volte bevo anche il tè verde. Poi, un'altra parola molto interessante da imparare. Allora, quando qualcuno vi offre ancora da mangiare, state cenando oppure pranzando e vi offrono ancora e voi non volete più mangiare, potete dire sono sazio. Sono sazio oppure sono pieno. Sono pieno è una parola, è una frase più familiare, quindi meglio dirla in famiglia che con persone sconosciute o poco conosciute, poco che conoscete poco. Allora, sono sazio è più formale. Sono pieno lo potete dire in famiglia. Allora, ho preso il mio microfono esterno da collegare allo smartphone, così la voce dovrebbe essere più chiara. Allora adesso lo attacco alla mia maglietta. Ok, allora iniziamo a fare la crostata. Aspettate un attimo che qui ho un nodo. Aspettate, ok. Ho scritto la ricetta su un foglio, così lo posso mettere qui in cucina e lo leggo mentre preparo. L'ho scritto in russo, quindi ve lo leggo in italiano, ve lo dico in italiano, ve lo traduco. Per fare l'impasto della crostata, la crostata con albicocche, dobbiamo prendere
525 grammi di farina, 150 millilitri di olio di semi, zucchero 225 grammi, uova 3 uova e la scorza di un limone. Allora vado a prendere i miei ingredienti, io ce li ho qui sotto nella mia credenza. Ecco qui, allora. Prendo la farina, eccola qui, la mia farina. Poi mi serve anche lo zucchero, prendo lo zucchero, eccolo qui. Zucchero. Siccome non ho la bilancia per la cucina, quella piccola che si appoggia qui in cucina, non ce l'ho. Quindi io uso, per misurare lo zucchero, la farina, io uso o un cucchiaio, oppure uso il bicchiere. Adesso vi faccio vedere. Prima prendo una grande ciotola dove poi mettiamo tutti gli ingredienti per mischiare bene. Io ho questa ciotola grande, abbastanza grande, è una ciotola che si può anche lavare in lavastoviglie, quindi va bene per impastare. Allora, come misuro la farina? Io prendo un bicchiere contiene 160 grammi di farina, quindi io ho bisogno di 525 grammi. Allora, un bicchiere 160 grammi, li verso dentro la ciotola. Ora prendo ancora 160 grammi. A me servono 525 e 100, no, 225 grammi di zucchero. Lo zucchero l'ho misurato con il cucchiaio. Un cucchiaio contiene 20 grammi di zucchero, quindi ho preso 10, 11, no, 11 cucchiai di zucchero. E li ho messi nella ciotola. Poi ho preso il mio misurino e mi servono 150 millilitri di olio di semi, 150 millilitri, e li aggiungo qui nella mia ciotola. Faccio una fontanella, un buco. Adesso vi faccio vedere. Come in italiano si dice sempre una fontanella, che vuol dire che sposti tutti i tuoi ingredienti sui lati, così, e crei come un buco qui al centro. Verso l'olio nella fontanella. Ok, poi prendo 3 uova. Io lavo sempre le uova prima di sbatterle e di romperle, le lavo sempre, quindi ho lavato le uova. Uova, quindi 1, 2 e 3. Queste le butto via. Ho lavato di nuovo le mani dopo aver toccato le uova, per me importante. Questi pioni hanno un profumo magnifico, mi piace moltissimo questo profumo. Poi sono anche molto belli. Guardate un po'. Davvero bellissimi. Soprattutto questo bianco. Belli, vero? Allora, poi dobbiamo anche
mettere la scorza di un limone, però io mi sono scordata che non ho il limone, ho solo questo piccolo pezzo di limone che mi è rimasto, quindi uso questo piccolo pezzettino, prendo la grattugia e grattugio la scorza del limone, però facendo molta attenzione a non mettere la parte quella bianca, questa bianca non dobbiamo metterla perché è amara. Ok, abbiamo messo tutti gli ingredienti. Adesso dobbiamo mischiare bene. Io prima, allora, controllo la mia ricetta, controllo se ho messo tutto. Allora, 525 grammi di farina, poi olio, zucchero, uova e scorza di limone. Abbiamo messo tutto. Adesso devo mischiare un po' prima con il cucchiaio, mischio, poi inizio a mischiare con le mani. Questo impasto si chiama pasta frolla e è un impasto molto sabbioso, che si usa per fare le crostate. Mescolo bene, uniamo la farina con l'olio, con le uova. Mia mamma ha comprato questa ciotola qualche giorno fa, è molto più comoda di quella che avevo prima, perché quella che avevo prima era più piccola e non era comodo mischiare gli ingredienti. Allora, ho unito bene la farina. Adesso inizio a usare le mani. Quando l'impasto è già tutto unito, così che è abbastanza duro, iniziamo a usare le mani, ok? Io ho le mani pulite, tranquilli. Inizio a usare le mani e devo impastare bene, schiacciare. Vedo che il mio impasto è troppo liquido e forse dovrò aggiungere un po' di farina. Ho dimenticato di dire che questi ingredienti sono per una teglia di 26 cm di diametro. Quindi se avete una teglia più piccola dovrete usare meno la quantità, una quantità più piccola di quella che ho detto io. Allora, dobbiamo schiacciare così, facendo questo movimento, prendendo un pezzettino e schiacciare, prendiamo un pezzo e schiacciamo, prendiamo un pezzo e schiacciamo. Quando faccio la pasta frolla, questa è la pasta frolla, spesso non viene bene, non si unisce e rimane un po' tutta, sai come si spezza tutta, non si unisce bene e mia mamma mi ha detto un segreto. Allora dobbiamo mettere 2 cucchiai, un cucchiaio di acqua, così la farina diventa più come una colla, così l'impasto diventa più omogeneo. Allora io prendo un po' d'acqua e la verso dentro la ciotola e continuo a impastare. Ho anche aggiunto un pochino di farina, quindi circa un cucchiaio di farina, così il mio impasto è già più omogeneo. Vedete che già è come un pezzo unico. Ecco, questo è perché ho aggiunto un po' d'acqua, quindi è un segreto: se fate la pasta frolla e vi viene tutta che si spezza, potete aggiungere un po' d'acqua e impastare bene. Io sto impastando già 5 minuti e mi fa male la mano, però poi avrò una crostata buonissima, quindi ne vale.
La pena. Ecco così. È già quasi pronta, eh? Quasi pronta. Allora, la mia crostata, l'impasto è pronto. Adesso ho coperto il tavolo con la pellicola trasparente perché il mio tavolo è una volta l'ho verniciato con questo colore bianco e adesso se inizio a stendere la pasta, se inizio a stendere l'impasto proprio sul tavolo, non vorrei che pezzettini, piccoli pezzi di vernice, ovviamente non voglio che vadino dentro l'impasto. Quindi ho coperto il tavolo con questa pellicola trasparente e adesso rovescio qui il mio impasto, poi prendo un po' di farina perché sennò si appiccica troppo al tavolo. Allora, spargo un po' di farina qui sopra, sull'impasto sopra, prendo il mattarello, il mattarello anche lo cospargo un po' di farina sopra, inizio a stendere l'impasto. Devo avere un impasto con lo spessore di mezzo centimetro, quindi 0,5 centimetro oppure 5 mm. Dobbiamo farlo rotondo. Il mio stampo è rotondo, questo è uno stampo di 26 centimetri di diametro. Ed è uno stampo per crostate, ha questa forma bella per il bordo. Ok, stendiamo bene. Stendiamo così deve diventare rotonda. Posso anche aiutarmi con le mani, così spingo un po' i bordi. Dal centro verso i bordi, così. Ok, il mio impasto è pronto. Ho fatto un impasto di circa 6 millimetri, scusate, di spessore. Eccolo qui. Adesso prendo il mio stampo. Ecco, e adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrotolare un po'. Dobbiamo mettere il nostro impasto sullo stampo, però per non romperlo devo arrotolarlo sul mio mattarello. Quindi spolvero un po' di farina sul mattarello, poi prendo un bordo e lo arrotolo. Così, piano che si può anche rompere. Ok. La mia teglia, oh, spero che non si rompa perché è anche molto pesante. Quindi adesso faccio così e cerco di aggiustare tutto l'impasto sulla teglia. Faccio vedere un po' più da vicino. Così, ok, ecco così. Adesso cerco di aggiustare un po' l'impasto. Posso anche prendere un pezzettino da qui e metterlo dove c'è il buco. Qui ho un buco qui, quindi metto qui. Poi devo anche spingere bene sui bordi. Perché questo bordo, vedete com'è bello? È bellissimo. Poi quando, anzi, qui devo schiacciare bene, così taglio questo che non ci serve. Questo bordo deve essere così, vedete? È molto molto bello. Poi quando si cuoce sarà molto carino. Qui invece è venuto malissimo, però adesso lo faccio meglio. Devo solamente aggiustare un po' i bordi con le mani. Se io ho uno spessore di 0,6 cm qui, deve essere lo stesso anche qui. Perché se no,
il mio impasto da un lato si brucia, invece da un altro non si cuoce nemmeno bene. Bene, sono riuscita a aggiustare il mio impasto, adesso è tutto bello, vedete, l'ho aggiustato bene, tutti i bordi, non ci sono buchi, ecco, è bellissima, perfetta. Adesso quell'impasto che mi era rimasto, ricordate che mi è rimasto un bel po' di impasto, adesso devo fare delle strisce. Quindi ho preso l'impasto, l'ho steso, sempre dello stesso spessore, 0,5-0,6 mm. E devo fare delle strisce così da mettere sopra, perché qui dentro metterò il gem, la marmellata di albicocche che ho fatto a casa, ho fatto l'anno scorso. Abbiamo fatto con mia mamma, abbiamo comprato le albicocche e abbiamo fatto delle conservazioni, quindi le abbiamo conservate tutto l'inverno e mi è rimasto solo un barattolo. Un barattolo l'ho trovato nelle nostre scorte 2 giorni fa e pensavo che tutte le scorte sono già finite, pensavo che abbiamo già finito le nostre marmellate, però abbiamo trovato un barattolo solo, e allora ho detto, perfetto, facciamo la crostata con la marmellata di albicocche, perché la crostata classica è la crostata con la marmellata di albicocche, proprio di albicocche. Quindi faccio questa crostata oggi. Allora, faccio le strisce. Prendo il coltello e taglio delle strisce con uno spessore di circa 1 cm, ok? Quindi 1 cm qui. Così, ok? Mi servono circa 6 strisce. 3, questa è la terza striscia, quarta striscia, quinta striscia. Bene, allora mi basta, e questa è l'ultima, la sesta striscia. Ok, questo lo togliamo, anche questo lo togliamo. Benissimo, faccio un palloncino che poi penso lo congelo. Lo metto nel freezer, nel freezer. Ok, adesso prendo il mio gem, la mia marmellata. Vi faccio vedere cosa abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo fatto il succo di uva dalla nostra casa di campagna che noi affittiamo. Abbiamo fatto uva, poi abbiamo fatto tante marmellata. Diverse marmellate di ciliegie, di albicocche, di cosa abbiamo fatto ancora? Di prugne, sì, di prugne e di fragole e di lampone. La mia preferita, la mia marmellata preferita è la marmellata di fragole. Abbiamo già, siccome è già passato l'inverno, abbiamo fatto circa, non so, forse 50 barattoli di marmellate e sono già tutte finite. Questo è il succo di uva. Questo è il succo d'uva, vedete? Che abbiamo fatto io con la mamma l'autunno scorso. Questa è una marmellata rimasta. E adesso cerco la marmellata di albicocche, eccola qua. Sì, questa è marmellata di albicocche. Vedete? Adesso facciamo la crostata. Io non sapevo che abbiamo ancora un barattolo, pensavo fossero finite
tutte le marmellate, però abbiamo trovato questa, è l'ultima. Adesso la apro. È un po' difficile aprire questo barattolo, quindi prendo, cerco di aprirlo, Allora faccio così. Ok, aperto. Oh. Sapete? Questa non è marmellata di albicocche. No, è marmellata di... Adesso non mi ricordo come si chiama questo frutto in italiano. Però possiamo fare la marmellata anche con questo. Cioè la crostata con questa marmellata? Sì, penso di sì. Va bene, continuiamo con questa marmellata. Ok, allora prendo il mio stampo. Eccolo qui. Bene, ho fatto tutto ok, controllo ancora un secondo che tutto sia dello stesso spessore. Sì, va bene. Poi prendo una forchetta. E devo fare dei piccoli buchi, però non troppo profondi. Prendo una forchetta e faccio dei piccoli buchi, non profondi, non profondi, leggermente così. Vedete? Faccio dei piccoli, si vede, non lo so. Non profondi, così. Ok, poi prendo la marmellata e adesso devo cospargere la marmellata dentro, così. Buona, questa è una marmellata buonissima, Mi piace molto anche questa. Ok, così. E cospargiamo per fare uno spessore uniforme su tutta la crostata. Non deve essere troppo spessa la marmellata, circa un centimetro e mezzo. Sto usando una forchetta per cospargere, però forse è meglio usare un cucchiaio. Allora, mia mamma mi ha appena detto come si chiama questo frutto, che non mi ricordavo, si chiama mela cotogna, quindi questa è una marmellata di mela cotogna. Molto buona. Ho fatto cospargere bene tutta la marmellata, vedete che bella. La mia parte preferita, quando prendiamo queste strisce e le appoggiamo così sopra e poi spingiamo qui sui bordi. Quindi prendo tutte le mie strisce e adesso le poso sopra. Così prendo questa striscia, facciamo attenzione a non romperle perché sono molto fragili e la posiamo sopra, così poi spingo qui con un dito, così, e così la taglio, così con un dito solo spingo qui e si taglia. Queste crostate si vendono in Italia in tutte le pasticcerie, c'è quella classica con la marmellata di albicocche, però ci sono anche con altre marmellate, anche con la crema pasticcera, è buonissima. Però questo dolce è un dolce tipico italiano, tradizionale, e si vende in tutte le pasticcerie se venite in Italia. Vi
Vi consiglio di provarla perché è davvero molto buona. Questo è quello che mi è rimasto. Creo un piccolo palloncino di impasto e lo metto nel freezer. Lo copro con la pellicola e lo metto nel freezer. E questo è quello che abbiamo fatto. È bella, mi piace, è bellissima. Ah, devo fare una foto per la foto del video. Qui la luce non è troppo bella, mi muovo vicino alla finestra. Allora, mi muovo con voi. Mettiamo la camera qui, cioè la camera e il telefono. Ok, poi facciamo vedere anche i fiori. Ok, così facciamo vedere i fiori. Ok, ups, così. Ok, poi prendiamo la nostra crostata e questa sarà la foto. Attenzione a non rovesciarla. E questa sarà la nostra foto per YouTube, per la. Adesso la devo infornare per circa. Beh, vi dovete regolare voi, dovete vedere che i bordi devono diventare un po' dorati. Quando sono un po' dorati, non troppo dorati, vuol dire che è pronta. Quindi dovete controllare tra 20 minuti circa se la vostra crostata è pronta a circa 200 gradi, ok? E controllate ogni 10-15 minuti, poi ogni 5 minuti e controllate che il bordo diventi un pochino dorato. Vado a infornare. Ecco qui il dolce tradizionale italiano, la crostata è pronta. Guardate che bella. Guardate, vedete che i bordi si sono dorati. Quando i bordi si sono dorati un po', vuol dire che la crostata è pronta. Adesso guardate che bella da vicino. Adesso la taglio e vi faccio vedere come è dentro, se l'impasto si è cotto bene. Ho preso il coltello e cerchiamo di tagliarla bene. Facciamo così, ok. Si è un po' appiccicata al fondo, però spero di poterla togliere senza romperla. Prendo una spatola per aiutarmi a togliere la crostata, perché non voglio romperla, non voglio proprio romperla. È un po' difficile toglierla. Ho visto nelle ricette che prendono la crostata e la rovesciano su un coperchio rotondo oppure su una tavoletta. È meglio rovesciarla, però la mia si è un po' appiccicata, quindi cercherò di toglierla così. Qui i bordi si sono appiccicati. Ok, cerchiamo di toglierla. Non voglio romperla, voglio che sia così bella intera. Oh, quasi, ok, quasi quasi. Voilà. Evviva! Ce l'ho fatta! Guardate, questo è come dentro. Dentro abbiamo la marmellata e uno strato di pasta frolla sotto e uno strato sopra. Guardate, è bellissima. Bene, questa crostata mi è venuta bene,
Sono felice perché avevo anche paura che non verrà bene, ma è venuta benissimo. Don't forget to subscribe because I post every week a video. So subscribe and click the bell because YouTube doesn't send you a notification. So even though I post a new video, you won't receive a notification. So click the bell button and comment below if you have any questions about this recipe or about any other Italian recipe. I'm gonna be very happy to answer you, and if you try to make this recipe, let me know. I'm gonna be glad if you make it. See this border? I absolutely like it, it's beautiful. Grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo la prossima volta. Ciao!